non c'è un grandissimo pubblico visto il turno infrasettimanale, nonostante ovviamente l'orario. Il primo possesso è in mano a Venezia, lo gestisce Carangelo. Eccola qua Jun, la sua classica tripla, è un po' forzata ma va. Prova a prendere posizione torta, non riceve, difende bene su di lei. E scoppia, però la tripla ad indurre, 3 punti. Ancora zona per Venezia. Narviciute prende subito il tiro. Una tabellata di Narviciute. La palla va proprio a Madonna, la sua tripla. 0-7 il parziale, vediamo se trova questo canestro la Scotti. Ci prova Bocchetti e va il tiro di Bocchetti, 3 punti per Sara Bocchetti. Spazza ancora Bocchetti. Non è una squadra che concede tiri facili, quindi la prima occasione è quella buona per segnare. Risponde bene Madera. Madera, sì. Si prende anche la triple indur. Ci prova Baldelli. Stavolta risponde, va la sua triple. Bella questa azione offensiva. Deve tirare Bocchetto, non se l'è sentito. Eccola qua che riceve la sua tripla. Bocchetti prova oltre la sirena. Si va all'intervallo con le due squadre sul 3-8, 5-2. Una bella circolazione indur. Al limite del 24, buono. 4. Penna, arresto e tiro. 2 punti. Ottima la gestione di questi ultimi secondi. La tripla di Penna. Si finisce qui. La Rayer Venezia vince al Pala San Montana per 82-61.